Buonasera amiche e amici rossoneri, come va? Spero tutto bene. Come sempre vi invito a iscrivervi a questo canale e l'altro canale dove a breve uscirà l'altro video della giornata, quindi il canale Milan Futuro, qua sotto il link in descrizione. Come state già facendo, continuate a iscrivervi. E io ho detto, aspetto di fare il video per parlare insieme a loro. Mi sono preso questa Fanta e vi giuro, l'assaggio per voi in diretta la prima volta, Sentite? Non male, è proprio buona. Fanta cinese. È praticamente acqua, zucchero e pesca. Buonissima! Comprate, ma poi è cinese, non si trova. Me l'hanno data, me l'ha dato un amico questa Fanta cinese. Che poi sono convinto che in Cina mica si bevono sta roba comunque. Giusto per. Anche perché avevo chiesto poi a un'amica cinese che mi ha detto: quello che vedi qua in Italia alla fine noi non lo mangiamo e lo beviamo, sono altre cose. È commerciale, lo fanno per avvicinarsi ai gusti delle nazioni in cui vanno. Comunque, fatta questa piccola premessa multietnica di cibo e bevande multietniche, perché a me piace provare tutto, no? È giusto così anche alla fine. Parliamo di Milan, ragazzi, perché arriva una notizia molto importante, una notizia per la quale molti di voi diranno: oh, era ora, perché ci sono stati un po' di, diciamo, di pareri contrastanti, no? Fra chi apprezzerebbe questo giocatore e chi invece dice che è un cesso a pedali, che ha i piedi invertiti, che non è buona nulla, eccetera, eccetera. Parliamo del giocatore per il quale il Milan ha detto stop. Il Milan ha detto basta, non se ne fa nulla, viriamo su altri obiettivi. In realtà c'è un'altra situazione da spiegare. Il giocatore in questione è Emerson Royal. Il Milan ha deciso di dire stop, non lo voglio più, non voglio più trattare con voi col Tottenham perché siete fuori di testa, siete esagerati per quello che chiedete. Perché? Perché il Milan aveva offerto 14-15 milioni per il giocatore. L'accordo col giocatore stesso c'era su una base di 2 milioni e mezzo di euro l'anno. L'avrebbe utilizzato prettamente come terzino destro e all'occorrenza come difensore centrale. Però succede che il Milan dice basta, perché il Tottenham continua a mollare la presa, continua a chiedere 20-22 milioni di euro per il giocatore, e il Milan ritiene giustamente che sia eccessivo. Ricordiamo che Emerson Royal ha una scadenza del 2026. È un giocatore che allo stato attuale vale 18-19 massimo milioni, però il Tottenham se ne vuole sbarazzare perché non gliela fa più a tenerlo in rosa, non lo vuole, perché è un po' un mezzo buco nell'acqua per loro. In realtà questo giocatore non ha una tecnica sopraffina, è un brasiliano un po' atipico, non ha i piedi così eccellenti, tanto è vero che ha fatto un solo gol, forse nella prepartita estiva l'anno passato, eccetera eccetera, ha fornito forse neanche un assist, zero assist o forse uno, roba un po' atipica anche da chi lavora come terzino destro. Non è un fenomeno. L'anno scorso però il campionato l'aveva iniziato dono del vero molto bene. Quando è stato utilizzato come difensore centrale non ha fatto male, da quinto aggiunto un po' meno, davanti alla difesa così e così. Insomma, è un giocatore che da parte di chi è conoscitore del mercato non è molto gradito, sinceramente. Non è molto gradito perché non è ritenuto un giocatore dalla tecnica sopraffina, un giocatore che non è utile. Io ho sempre detto personalmente, chi guarda i miei video e i miei testimoni, che secondo me come difensore centrale non era neanche malaccio. Preso a una cifra, secondo me, ragionevole, per certi versi anche modesta, poteva avere senso, perché poi non ci lamentiamo di Emerson Royal, non è che Calabria sia un fenomeno. Calabria anche lui ha tanta corsa, tanta grinta e basta. Emerson Royal è uguale, ragazzi, eh? E giustamente, pari per pari, se non c'è un level up, non è che serva a granché, eh? Però se si voleva fare un giocatore aggiunto, visto che si parlava di Florenzi Candavia, allora aveva senso, un po'. Ma detto questo, anche perché Royal c'ha il passaporto comunitario, perché ha il passaporto anche spagnolo. Ma detto ciò, il discorso è che alla fine Fonseca ha fatto un'altra scelta. Si parla di Milan che si orienta verso altri profili, ma nel contempo invece si parla di restare così come si è, quantomeno per la fascia destra,
utilizzando nuovamente Calabria, su questo non sono molto d'accordo, a meno che, come spero e credo, Fonseca lo blocchi come terzino destro e non ci faccia vedere quelle follie di un Calabria che svaria. L'abbiamo visto fare anche il trequartista Calabria, ve lo ricordate l'anno scorso, no? Ha fatto qualsiasi ruolo, penso che Calabria aveva la libertà di inserirsi in mezzo, la libertà di avanzare fino come esterno destro aggiunto. Se lo blocca nel ruolo di terzino potrebbe anche andare bene, anche perché Calabria vuole avere la propensione ad andare avanti ma non ha la propensione a difendere. Questo è un problema per noi, anche questa è la causa di aver incassato troppi gol. Ma detto questo, quindi Fonseca ha fatto una scelta, quanto c'è parso di capire, rimanere con Calabria, rimanere forse anche con Florenzi, su questo sono un po' meno d'accordo, perché Florenzi secondo me ne ha basta, dovrebbe andare altrove, ma a mio parere, per quanto sia un giocatore che può fare spogliatoio, per carità, però sguardo sul piano tattico e tecnico, Florenzi secondo me, io l'ho sempre chiamato bombole d'ossigeno Florenzi, perché dopo 15 minuti non ne ha più, grazie anche all'età, poverino, però è così, c'è bisogno di giocatori freschi. E attenzione, perché rispolveriamo Kalulu, anzi Fonseca rispolvera Kalulu, perché Kalulu quest'anno, l'anno scorso, è stato molto sfortunato con gli infortuni. Quest'anno dovrebbe tornare a fare il suo ruolo iniziale naturale, che è terzino destro, perché Kalulu, non lo ricominciate a dire qua sopra, andiamo sulla Kalulu nasce come terzino destro, poi adattato, riadattato a difensore centrale, ma continuo a ripetervi che Kalulu, dal mio punto di vista, non ha la fisicità per fare il difensore centrale e neanche la propensione, diciamo, tecnica per farlo, non ha le doti tecniche per farlo, secondo me, altezza, peso e proprio doti tecniche di interdizione. Kalulu lo metti lì sulla destra e spinge come un pazzo, e lo abbiamo visto fare come terzino destro, lo fa anche molto bene, tanto è vero che una delle belle scoperte di Pioli è stato proprio quello di riutilizzarlo come terzino destro e farglielo fare anche bene, quindi ben venga se lì a destra c'è abbondanza, e spero che il titolare a questo punto possa diventare Kalulu e non Calabria. Marco, cosa c'hai contro Calabria? Non c'ho niente, però secondo me già con Pioli era poco adatto a quel tipo di gioco, con Fonseca secondo me lo sarà ancora meno. È vero che il capitano, e già questo mi fa la pelle d'oca alta così, è vero quello che volete, però Calabria ci mette tanto cuore, ci mette tanta grinta, è uno dei pochi che corre sempre 120 minuti, ma questo non può bastare. Non può bastare perché ci vuole qualcosa di più, ci vuole tecnica, ci vuole capacità, e purtroppo spesso la parte sua di Calabria ce l'hanno bucata come fosse veramente un palloncino pieno d'acqua, quindi è stato un po' un disastro spesso e volentieri. Ci vuole qualcosa di più, e io ero ben contento quando ho sentito dire che stavano cercando un terzino destro, perché anche loro hanno capito che è così. Meno contento, e mi ha fatto un pochino più riflettere, voi sapere anche voi cosa ne pensate, perché il Milan si è buttato su un profilo come Emerson Royal. Perché il Milan ha provato a prendere un profilo come Emerson Royal, che tutto sommato è un giocatore mediocre. Ribadisco il concetto, per me in difesa va anche benino, ma come terzino destro, ragazzi, è stato terribile, non ha reso. Poi non rende magari in Inghilterra, in Italia magari rende. Cosa ci hanno visto in Emerson Royal? Sinceramente non lo so, e questa cosa mi fa riflettere anche sulle capacità di analisi e di scelta della nostra dirigenza, no? Perché così, se vai a puntare un giocatore come Emerson Royal, che nessuno cerca ed è considerato comunque un mediocre, che non è utile a un determinato tipo di situazioni, allora qualcosa non va anche nelle scelte, o sono scelte guidate dal lato dei piccioli, dal lato economico, o altrimenti io sinceramente faccio fatica a capire come, su quale base siano fatte determinate scelte, no? E quindi vediamo quello che succederà. Intanto la notizia del giorno è proprio questa: stop Emerson Royal, molti di voi saranno contenti, si vira verso altri profili, e probabilmente i soldi che non saranno investiti per Emerson Royal verranno buttati tutti su Fofana, e questa sì che è una bella notizia, perché finalmente arriverà probabilmente il nostro box to box che tanto volevamo, perché no? Speriamo bene, ragazzi, forza ragazzi, sempre comunque ovunque forza Milan, noi come sempre ci sentiamo domani. E addio!